Nicola, la parte più squisitamente musicale. Esatto, la parte musicale, la parte che comunque riguarderà non soltanto musica in senso stretto, ma anche contenuti piuttosto importanti. Abbiamo John Strada e l'intero suo gruppo. Intanto John, buon pomeriggio. Grazie, anche voi. Ecco, vedo che siete tra l'altro un gruppo piuttosto nutrito in questa giornata. Non ci facciamo mancare niente. Dunque, giusto un accenno, quali temi affronterete oggi pomeriggio? Beh, oggi presenteremo una parte del mio ultimo CD che si chiama Dalla periferia dell'anima e ci sono dei temi abbastanza scottanti come ad esempio immigrazione, abbiamo cercato di creare delle storie intorno ai numeri che ci dà la televisione sugli immigrati, parleremo di ipocrisia e cercheremo anche di divertirci un po'. Ecco, poi giustamente, ecco, col divertimento racconteremo che quello che è successo l'altro giorno, eravate nella Città del Ragazzo, avete avuto un'esperienza proprio martedì scorso. Certo, è stato molto molto bello, c'erano tanti ragazzi che di solito fanno fatica a stare attenti e invece siamo riusciti a catturare la loro attenzione ed è stata una soddisfazione enorme, veramente tanto bello. Ecco, poi ci racconti questa esperienza da quasi da prof della musica. Va bene. School of Rock. Allora, con Gio Strada più tardi quindi ascolteremo un po' di musica. Intanto però ricordiamo che più tardi parleremo anche di altre iniziative legate al teatro, ci sposteremo a Mirabello, ma adesso comincerei con il primo brano musicale, parlando con John. Allora John, ci hai anticipato prima che c'è questo nuovo CD che stai portando in giro e che tra l'altro il 20, quindi venerdì sera, promuoverai, insomma, comunque farai conoscere alla Sala Estense. Alla Sala Estense, esatto. Ecco, oggi da che cosa cominciamo? Qual è il primo argomento che affrontiamo, quindi la prima canzone che ascoltiamo? In realtà è anche la prima canzone del CD, che si chiama Scheletri, e parla di ipocrisia, parla un po' degli scheletri che ognuno di noi ha nell'armadio. E in questo caso ho sviluppato la storia parlando di una persona che si alza, va a lavorare alle 8 e torna alle 5 e porta a casa il pane e lavora con dei dottori, con dei professori, lavora con degli imprenditori sposati oppure celibi e poi alla fine ci rendiamo conto che sono le 8 di sera che va a lavorare e le 5 di mattina che torna e lavora con tutte queste persone per affari diversi da quelli che magari inizialmente si potrebbe pensare. Però almeno quando lei torna a casa nell'armadio non ha degli scheletri, mentre tutti gli altri che usufruiscono dei suoi servizi li hanno. Sentiamo perché è interessante l'argomento. Beh, sentiamo la canzone e poi sì, vorrei solo dire una cosa prima magari di farla, che c'è in questo disco ha collaborato un chitarrista brasiliano che si chiama Nelson Machado. Perché infatti la canzone ha un po' dei ritmi sudamericani, questo se non altro, e anche un percussionista che si chiama Peppo, che purtroppo non sono con noi oggi e li salutiamo. Ok, allora intanto cominciamo, quindi il primo brano per John Strada e la sua band, poi più tardi ce li presenti. Assolutamente. Ok, intanto spazio alla musica. Ormai sono le 8 e devo andare a lavorare, mi devo preparare per sembrare professionale, io lavoro con i soldi, vesto appropriatamente, altrimenti poi la gente non si fida ciecamente, io lavoro con dottori, illustri professori, tanti avvocati, celibi e sposati, tanti imprenditori, ricchi e arroganti, ma anche di operai, di qui ne passano tanti. C'è chi viene per parlare, chi si vuole informare, vuole comprare e chi si vuole fare male, quando si fa l'affare sono tutti sorridenti, ma se l'incontro per il centro fa
un orecchie da mercanti. Io lavoro con dottori, illustri professori, tanti avvocati, celibi e sposati, tanti imprenditori, ricchi e arroganti, ma anche di operai, di cui ne passano tanti. Alle 5 di mattina stacco dal lavoro. Dopo una notte fatta in strada, torno a casa con la paga. Forse dopo questa storia siete un po' basiti, ma se aprite il mio armadio trovate solo dei vestiti. Io lavoro con dottori, illustri professori, tanti avvocati, celibi e sposati, imprenditori, ricchi e arroganti, di attori e cantanti, di cui ne passano tanti. Andiamo in pubblicità, poi dopo però alcune cose ve le diciamo. No, dicevo prima, poi dopo vi diciamo delle cose che non era una minaccia. Sembrava però, un po'. L'avevo interpretata male io allora, no, Marco. No, era, intanto, io non, personalmente non vi conoscevo, quindi sono rimasto molto positivamente sorpreso, insomma, dalla qualità della musica. Poi, devo dire... Io sono rimasto ai tempi dei cantautori italiani, quindi magari vado un po' indietro con gli anni, anche come gusti, però, come dicevo, l'inserimento della fisarmonica è davvero straordinario, insomma. Grazie. Sì, infatti cerchiamo di utilizzare degli strumenti acustici e italiani, come la fisarmonica. Abbiamo anche il mandolino nello spettacolo, solo che oggi per motivi anche di spazio non siamo riusciti a portarlo. E sì, contrabbasso, tutti strumenti acustici, e cerchiamo di appunto di riproporre una musica italiana che sia un po' diversa, diciamo, dallo standard sanremese, e utilizzando gli strumenti che di solito sono utilizzati nella musica folk italiana, che poi è il liscio. Però oggi forse poi qui forse mi navigo in un mare che non è mio, però si assiste abbastanza, no, a questo mix di strumenti, ma anche di voci, no? Oggi forse qualche anno fa era impensabile trovare un tenore, una soprano che cantassero un brano musicale con un cantante leggero, voglio dire. Oggi invece negli spettacoli questo avviene spesso, insomma, no? Chiedo anche a Cristina. Sì, soprano, sì, chiaramente il compianto Pavarotti ha aperto la strada, esatto. E da allora sì, le combinazioni, ma già la Caballé fece un disco con i Queen, e quindi sì, ormai le contaminazioni esistono indubbiamente. Quando le voci sono di qualità, evidentemente. Quando, certamente. Insomma, no? Cioè, un prodotto deve essere sempre dignitoso sia da una parte che dall'altra, chiaramente. Le combinazioni
in genere sono anche perfette. Possiamo dire, adesso io non so, per loro, magari questo serve anche per arricchire il patrimonio culturale di chi magari non si avvicinerebbe, per dire, a Pavarotti.